Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con... Danny, è un onore per me. Mi sta ammazzando perché è un po' agitato. Io sono stra introverso, quindi in generale con le persone ho paura a parlarci, poi se sei te io... Allora, io volevo dirvi una cosa prima di partire col video. Danny dal vivo è super. Grazie. Abbiamo parlato prima, perché ogni volta che faccio un video, prima comunque ho un confronto con i ragazzi, no? Abbiamo parlato, sì, una bella oretta. Sì, sì, sì. Danny sta facendo un sacco di cose, è mega seguito, 99.9% delle persone che guardano questo video lo conosceranno già. E nel seguirlo, io come sempre, che sono abbastanza schietto, giusto un attimo, ho anche detto che in alcuni periodi non ho condiviso... Sì. Alcune cose, alcune condotte, alcuni contenuti che poi lui ha cambiato. Però dal vivo è proprio completamente diverso. Grazie. Spero in positivo, simpatico. In positivo. Non è tanto simpatico, no. È molto più diretto, molto più genuino. Non che tu non lo sia nei video, attenzione. I social sono un po' una facciata che ognuno può prendere o può darti... come dire, un'impressione diversa, però alla fine quello che conta è da persona a persona, come sai, secondo me. Cioè, si è posto in un modo veramente super. Sto guardando anche il mio manager che è fuori perché ne parlavamo prima, quindi ho fatto una bellissima impressione e non abbiamo ancora cominciato. Questa è una grande responsabilità, perché dovrai mantenere questa buona impressione anche mentre ti alleni. Sei pronto? Sì, come no. Ovviamente... Alla domanda, quale gruppo muscolare facciamo? Gambe le ho fatte ieri. No, che è vero. Mi sembra poi, ovvio. Gambe è il mio gruppo muscolare preferito, quindi davvero? Non è... Sì. È quello che soffri di più. Ti faccio una proposta? Sì. Ripetiamo questo video. Sì. E io mi alleno con te, facciamo gambe. Ci sto ed è un onore per me. Facciamo gambe insieme. Assolutamente umiliato. Lo sistemiamo. Oggi facciamo petto. Lui oggi doveva fare o schiena o petto. Sì, sì. Non so perché... Voglio vederlo bello full, bello in pump, perché ti vedo bello pienotto. Sì, a me la faccia sempre subito, infatti sembro tipo un uovo. Quanto pesi adesso, Danny? Adesso sono 95, l'ultima volta che mi sono pesato. Quindi un bel peso. Sì. Poi sono andato a Barcellona qualche giorno, mi sono più pesato, quindi... Però io quando vado all'estero perdo un pochettino. Difficile intorno... organizzarsi all'estero. Sì. Quindi oggi voglio fargli fare petto, voglio vederlo... bello full, bello pienotto, anche perché io so che lui si lamenta sempre di una cosa, che in palestra non ci si può spogliare. Qua, amico mio, puoi fare il beatissimo che vuoi, solo perché che qui in palestra a me è una palestra io e magari due sessantenni di fianco a te è un po' diverso. Io non mi spoglio, tranquillo, però qua possiamo fare quello che vogliamo. Se non ti spogli non è che non ti riesce molto bene a nascondere la tua massa, sincero. Sei pronto? Sì, assolutamente. Guardiamo. Ci siamo. Andiamo. Ok, cominciamo, Danny. Primo esercizio. Io non so tu solitamente come ti alleni, cioè qual è il tuo stile di allenamento, come ti alleni, la tua routine di pettorale, come viene fatta? Allora, di solito ho una spinta che dipende anche dalla palestra in cui vado, perché io prediligo manubri quasi sempre. Okay. Poi mi piace anche la Smith Machine, okay. Però di solito nelle palestre in cui vado non ci sono pesi che arrivino tipo sopra i 40 o i 35, quindi... Alla qua fine... sì. Alla fine faccio quasi sempre Smith Machine, che tra l'altro amo, e ho visto che... Ma la tua, diciamo, il tuo stile di allenamento è lavori a baffa, lavori a cedimento, cedimento. Da quello che io ho visto, cedimento. Sporcando l'esecuzione o no? Cerco di no, poi dipende dall'esercizio, anche tanto dall'esercizio. Petto, per esempio, no. Anche perché non serve assolutamente a nulla. Anche perché nel petto più compensi, più escludi il pettorale, lavori con altro. Lavori nello stesso modo in cui lavoro io, cedimento tecnico, quindi sapere come lui lavora, come con tutti anche gli altri con cui ho fatto il video, è fondamentale, perché capisco lui che tipo di impostazione ha. Se lui mi avesse detto Andrea io lavoro a buffer, mi trovavo di fronte a una persona che era completamente disabituata nel lavoro in cui stiamo per fare ora. A parte che mi tirava due schiaffi. Esatto, a parte che lo cacciavo, si diceva che lavorava in buffer, il video si chiudeva fuori. Qui, è stato molto bello, grazie, piacere, alla prossima. Invece no. Essendo già abituato a lavorare nella modalità con cui solitamente io alleno e mi alleno, è tutto molto più facile. Io ti faccio partire da un esercizio non di spinta, ma in apertura, in maniera tale che l'impatto col carico un pochettino più basso da subito, condizioniamo i pettorali e poi partiamo. Riprenderemo la serie di riscaldamento per far vedere la modalità esecutiva,
faremo 3 serie e poi riprenderemo solo il top set. Okay. Così almeno non stiamo a fare 100 riprese di 100 serie. Assolutamente. Vai Danny, partiamo. Questa qui è da un bel po' che non la va faccio. Va benissimo. Come peso? Quanto pesa questa? Pesante? Questo io te l'ho già sistemato, quindi secondo me ci sta. Vai sul livello 4. 4. Ok, posizionati. Lo dico di default, ma penso che tu lo sappia già. Sì. Adesso per me il video è un di più. Certo. Ci stiamo allenando. Assolutamente. Quindi la telecamera per me non esiste. Parliamo perché comunque è giusto rendere partecipi le persone all'allenamento, ma qua siamo io e te che ci alleniamo. Assolutamente. Ok. Fai 12-15 ripetizioni per scaldarti. Allora, prima cosa, vai indietro col culo. Porti in esposizione il torace, quindi poi porta l'aria sul torace e aprilo. Non abbassare i gomiti, lasciali aperti. E ogni volta che chiudi, non far avanzare la spalla, ma pensa che la spalla sia bloccata con la scapola e strizza il pettorale. Molto bene, ok. Devi pensare di riempirmi le mani con i pettorali. Questa, esatto. Il fatto che io gli faccia presente toccandolo è uno strumento intuitivo in maniera tale che lui capisce come deve porsi per la contrazione. E infatti ha modificato completamente tutto il setting dell'esecuzione. Non abbassare i gomiti, Danny. Sii un po' più dinamico nell'esecuzione in maniera tale che non vai a faticarti troppo e arriva sangue. Ok, vai. Vai. Butta un occhio anche a Filit sul monitor, se ti può motivare. Arriva, porta sangue, porta sangue. Non mollare l'esecuzione, porta sangue. Ok, buono, perfetto. Ti chiedo solo la cortesia, conta tu le ripetizioni. Ok. Per esempio, io mi concentro sull'esecuzione, tu quando arrivi a 12-15 molli. Però io sono bello scarso queste cose. Sensazione? Brucia. Ok, cerca nel 2 serie di riscaldamento di portare più sangue possibile. L'obiettivo è quello di portare più sangue possibile. Sì, sì. Comunque io voglio farvi notare una roba. Tu quanti marchi hai? Dimmi solo un numero. Questo qui ha una storia lunga. Non so se sei in cattivi termini con Enervit, però questo qui è l'asciugamano di mio padre. Ah, ok. A posto. Massimo rispetto allora. Sto zitto e vado via. Ah, bravo. 100 marchi. 20 anni. Io posso essere ancora più utile a te. Posso darti un valore aggiunto se tu mi fai percepire cosa senti, come lo senti. Ok? Sì, sì, sì. Forza, andiamo. Bravo. Ok? Non perdere la contrazione quando chiudi. Dinamico sì, ma non perdere la contrazione. Toccarti il pettorale. Puoi fare quello che vuoi. Da qua tu hai 2 modi di eseguire l'esecuzione. Sì. Ok? Qua scaricando sul deltoide. Ok? Qua cercando di riempirti la mano. Ah sì. Sì. Ok? La differenza. Quindi, io qui faccio un'adduzione dove faccio intervenire deltoide e cifotizzo. Sì. Contrazione. Più se il deltoide. Contrazione 30%. Sì. Quando io invece da qua si sente. Porto le scapole depresse, alzo i gomiti e cerco di riempirti la mano, che vuol dire tenere il torace in esposizione. Sì, un'altra cosa. Contrazione diversa, ok? Questo è quello che devo percepire io ogni volta quando ti metto la mano sul pettorale, okay, che tu lo riempi, okay, che è quello che fai quando fai cosa? Questa, sì. Ok? Che poi mi farei vedere, perché qua ci si può spogliare, te lo ripeto. Poi il massimo sono io che gestisco, sì. Ancora 2, sì. Ci fermiamo all'ottava. Tu metti nella tua testa di farne 10, okay. Via, andiamo, forza. Una, non chiudere i gomiti, Danny, lasciali aperti. Alza la testa e guarda me. Forza. 9. Stop. Ok. Una mia strategia quando mi allenavo, perché io gran parte del mio carriera mi sono andato da solo, sì, senza uno spotter. Quando avevo la macchina di fronte a uno specchio, era di guardarmi. Sì. Era come, che anche qua, prendetela nella maniera meno filosofica possibile, ma più motivazionale possibile. Non è il discorso da guru, è un discorso veramente che quando sono anni che ti alleni da solo devi anche trovare uno stimolo. Sì. Se hai uno spotter ti urla in faccia, può piacere o non piacere, sì, ma ti stimola. Se non hai uno spotter e sei da solo devi trovare un modo per dire, sì, ne faccio ancora 2. Mi guardavo allo specchio e che è come se sfidassi me stesso.
tu in cascata nello specchio, ma ahimè. Sì. Sfida me. Se io te ne chiedo altre due, sì, tu devi guardarmi negli occhi e dirmi, porca puttana, te ne faccio altre due, ma te ne sbatto in faccia altre due, con sì, tutto quello che ho. Quindi mai questo, ma questo. E questa cosa qua l'ho vista anche sul palco. Sì. Tu hai avuto un posing ottimo, una condizione ottima. Grazie. Io ti dico tutto perché credo che sia meglio che uno ti dica le cose vere. Quello lì è piuttosto che la base. Puttanate. Lo sguardo perso. Sì. Tu quando sali sul palco sì, hai i giudici e il pubblico. Tu devi trasmettere ai giudici e al pubblico, sono qua. Sì. Vi sto facendo vedere tutto il sacrificio che ho fatto in quanto 3, 4, 6 mesi. Ho 5 minuti per farti vedere tutto quello che io ho sofferto, sacrificato negli ultimi mesi della mia vita. Non posso perdere questa occasione, non posso avere la faccia spaventata. Mi impongo. Sicuro, sì. Non arrogante, non sbruffone. La sbruffonaggine, sicuro. Sai quando hai avuto la faccia sicura? Quando hai vinto la prima gara. Io la mia faccia sicura l'ho vista già dalla seconda, la prima ero... Bravissimo, dalla seconda gara in poi, dove la prima avevi rotto il ghiaccio, avevi un altro viso. La prossima gara, sì, subito con quell'espressione. Sì. Guarda che ciò che tu... Perché Bumstead attira? A parte che è un bellissimo fisico, l'espressione. Sì. Perché sale sul palco come stessi dicendo, guarda me, sì, gli altri non ci sono. Tanto il fatto che è molto alto, quindi... È ci sono io. Oltre all'imponenza... E l'attitude, sì, come dicono gli americani. Sì. Tu quello che vuoi trasmettere al pubblico e ai giudici, lo trasmetti tanto anche con il viso. Guardatemi, sì, sono qui. Sì. Perché il culturista sorride? Per farti dire, non sto facendo fatica. Sì. Sono sereno. Quando magari dentro stai morendo, hai crampi ovunque, non ce la fai più. Però il viso te la trasmette, serenità. Sì. Quella è l'unica cosa. Fammelo vedere anche qua. Io sono i tuoi giudici, io sono il tuo pubblico. Trasmettimi qualcosa. Forza. Streccia un po' di più. E via. Più subentra la fatica, più devi far vedere che tu te ne sbatti della fatica. Trasmettimi che sei deciso. Trasmettimi che non stai facendo fatica. Potresti farne mille. Forza. Bel lavoro. Ci ho provato. Devo combattere con le armi che ho. Le armi che ho, quali possono essere? Cercare di illudere chi mi guarda, che non me ne frega niente di quanto ha le gambe grosse Bigrami o di quanto ha le braccia grosse Crizzo, sì, parlavamo prima. Sono io e tutto quello che ho devo fartelo vedere. Sì. Indipendentemente da chi ho vicino. Un mostro uno, un mostro due. Guarda me, guardami. Non sono il più grosso, ma voglio comunque impormi. Mi sono fatto il culo per arrivare fino a qui, ve lo faccio vedere. E adesso cazzo è il mio momento. Sì. Ogni serie è il tuo momento. E io sono la tua giuria. Tanto parli dell'Olimpia come se ci andassi io di fianco agli altri. No, no. Guarda che quando arrivo nel backstage dico... Quindi adesso... Vado a casa? Sono mostruosi, eh? Alcuni sono mostruosi. Io sono molto... Tu sei tanto da meno, invece. Io ho le mie caratteristiche e cerco di buttare sul palco tutto quello che ho. Tanto sono oggettivo nel backstage, che dico, sono di fronte, cioè, sono tra i 20 migliori atleti al mondo. Tanto poi quando salgo sul palco non me ne frega nulla di chi ho vicino, ci sono io. Poi quando riscendo sono ancora l'Andrea Presti che dice, minchia Bigrami, porca puttana che culo Derek, ma quando sono sul palco sono io, è il mio momento, non ci può essere nessun altro, perché sarebbe come mancare di rispetto a tutto il sacrificio che ho fatto. Cioè, quello assolutamente. Ma stiamo scherzando? Dai ragazzone, qua puoi urlare, sì, puoi fare quello che vuoi. Mi devi portare a termine il lavoro che dico io. Ok. Ok? Forza, andiamo. Due. Sì, impeccabile. Sì.
Trasmettimi sicurezza. Sì. 5. Via. 6. Adesso non scomporti. Arrivo io, facciamolo insieme. Non scomporti. Contrai. Sì. Con me, contrai. Sì. Puoi fare quello che vuoi qui. Dimostrami che ti vuoi imporre. Dimostrami tutta la fatica che hai fatto. Sei gomiti un'altra. Forza! Dai. Aia. Questa è una serie, bravo. Bel lavoro. Madonna. Primo esercizio, andate. Posso andare a casa? Facciamo un test con il secondo esercizio. Abbiamo sistemato la panca, messo 20 kg per parte. Allora, la traiettoria rispetto a quella che è abituato a usare Danny è un po' più alta. L'abbiamo già visto. Infatti mi ha detto, come mai è così alta, Andrea? Perché lui comunque, essendo un atleta esperto, ci possiamo permettere... Essendo un atleta esperto, ci possiamo permettere di farlo vedere con una traiettoria un po' più alta, accentuando un po' l'abduzione dell'omero. Solitamente, e questo dico per tutti quelli che sono già pronti col fucile in mano a criticare qualsiasi modalità esecutiva al di fuori dello standard, la modalità corretta è un angolo di questo tipo, in sicurezza. Sono io, che essendo qua con lui, mi prendo la responsabilità, visto che ho capito che me lo posso permettere per come lavoro, per il tipo di atleta qua davanti, di accentuargli un po' questo lavoro. Ci sarà più tensione sulla parte esterna del pettorale, volutamente, quindi ci prendiamo questo rischietto in più per avere uno stretch maggiore. E nella mia personale esperienza, più raggiungete uno stretch maggiore, più il lavoro muscolare è efficace. Questa è la mia esperienza, può essere poi confutata o meno. Sei qua con me, io ti porto quello che secondo me sono qui per questo. È valido. Ok, quindi facciamo un test con 20 per parte. L'impostazione della panca è fondamentale. Quindi scapole depresse, completamente addotte, petto in esposizione. L'obiettivo è quello sempre di riempirmi le mani con i pettorali. Stacca il bilanciere, apri bene i gomiti, stretch massimo e vai in estensione. Bravissimo, distensione per meglio dire. Ok. Fai 7-8 ripetizioni solo di prova. Ok. Condizionamento del pettorale è perfetto. Ha un ottimo controllo sulla panca, Danny. Appoggia la testa con calma. Ok, rilassala. E concentri solo qua. Fai altre solo due ripetizioni giusto per... Ok, poi l'ultima stringendo un po' l'impugnatura, Danny. Guarda, il pollice appena prima del segnetto. Scusami, il pollice, scusami, l'indice, perdonami. Okay. Vai, ok, via, andiamo. Apri bene i gomiti. Stop, ok. L'impostazione per me è perfetta. Adesso non puoi percepire perché leggero è carico, il carico è leggero, però adesso aumentiamo, ok? Lo stretch comunque si sentiva, cioè più che altro non sono abituato ad andare così sopra e sentiva sulla parte esterna lo stretch. E secondo me se facciamo una panca inclinata che per il pettorale alto, sì, quella è la sensazione che devi avere. Sì. Sto agli ordini. A prima a esterno, qua. Pensavo prima no, interno. No, qua, qua. Ok. Li portiamo a casa facili, eh. Andiamo, via. 3, ok. 4, sì, forza! 7. 8. Sì, perfetto. Ok. Cioè lui quando fa le croci dal basso, addirittura, è come se lo vedessi appeso. Si lascia proprio andare. Raggiunge il massimo stretch. Tra l'altro lui è anche abbastanza mobile, perché nonostante il volume ha una mobilità della Madonna. E poi da qua parte a contrarre. Idem qua. Raggiungo il massimo stretch. Predispongo deprimendo le scapole, adducendole. E poi da qua do l'input. Il fatto che tu sappia gestire la contrazione muscolare a prescindere dal carico è fondamentale. Cioè tu devi riuscire a contrarre il pettorale non solo quando sei sotto tensione col carico, ma anche da qua. Sì. Io ho avuto un atleta, un fortissimo atleta, che si è impiegato 2 anni quando faceva la mouse muscolare a capire come controllare i pettorali. Se tu hai già questa consapevolezza, quando poi in più ci aggiungi il carico, famoso carico interno, carico esterno, la contrazione è veramente super efficace. E devi riuscire ad averlo. Sì. Ok? Parlavamo di controllo muscolare. Danny ha un ottimo controllo muscolare, soprattutto in un distretto. Ce lo puoi mostrare, Danny?
No, ma all'inverso mi piaceva di più. All'inverso. Tu sai che mi hai preso per il culo per questa roba qua, vero? Eh? Tu sai che mi hai preso per il culo per questa roba qua? Lo a sai, vero? Il mio spanciamento. Ah, certo. Com'è che entrano gli open? Aspetta. Vai, vai. Ok. Lo sei più muscoloso. Aspetta un attimo, scusa. Cazzo, non mi sembra. Fatti a te. Mi raccomando, Scapole, esposizione, concentrazione. Via, andiamo. Su. Uno. Ok. Due. Adesso faccio una bastardata, Stretch. Ok, stretch. Ok, stretch. Dai. Sì, Danny. Forza. Dai. Fermo qua un attimo. Stretch qua. Ok, vai. Oh, che bello qua. Sì. Forza, una. Bravo. Pensavo ne facessi fare ancora una. Manca ancora una serie. Ah, è vero. Manca ancora una simpaticissima serie. Non devo dirlo, pensavo fosse l'ultima. Vedi di fronte a me, Danny. Di fronte a me, come se fossi il mio pubblico. Tu prova a pensare al discorso dell'attitudine, no? Sì. Che tu trasmetti con anche l'espressione del viso. Tu prova a pensare che io sono il favorito della gara. Salgo sul palco, gli faccio un doppio bicipite, così. Sì. Oppure lo faccio... Beh, sì, un'altra cosa. Anche soggettivamente, quando, cioè, se lo studi da un punto non è che cambia tantissimo, però è proprio lo sguardo. Se lo tu sguardo tagliassi la... metti in fuori. Se tu tagliassi la testa e mettessi a confronto i due fisici, non c'è sta diversi... No, pochettino. Però poi invece quando unisci il tutto, anche le movenze, io posso fare una transizione da qui a un sei cesto come? Sì. Oppure posso fare? Cambia tutto. Infatti lo sguardo d'attitudine è anche soggetto di studi di, a livello psicologico, molti libri. Certo. Che uno sguardo, come ti imponi, può cambiare tutto. Tu devi fare in modo che la giuria abbia sempre gli occhi su di te, anche se non sei più grosso, anche se non sei più tirato. È fondamentale. Come muovi le mani, come ti posizioni nello spazio. Tu hai fatto delle pose anche accovacciate in questo modo. Sì. Sai perché si aprono le braccia? Sai perché si fa questa cosa a parte l'esteticità? Perché più tu occupi spazio, più ti tieni attenzione. Sì, logicamente. Se quando io mi muovo per fare questa... Attento, Andre. Scusa. Figurati, se quando io mi muovo per fare un doppio bicipite, da qua faccio questo, sì, è diverso che fare... Sì. Più tu muovi, più occupi spazio, più inevitabilmente tiri l'attenzione. Ci metti un'ottima forma. Ci metti un ottimo posing, difficile che sbagli. Sì. Ok? Ultima serie, facciamo un drop. Ok. Quindi togliamo una pizza da 20. Sì. Ah, già adesso? Sì. Ne mettiamo due da 10, così droppiamo. Ah, ok, ok. Okay? Facciamo un drop, quindi vuol dire 40, 30, 20, sono due drop. Droppiamo due, scagliamo due. Non ti do un numero di ripetizioni adesso, te lo do mentre lo fai. Quindi come dico, fermo, tutti fermi a braccia tese, okay, scarico il peso e poi riparti. Okay. Ok? Devo capire come stai, quanta energia hai. Secondo me vengono fatte 10 con 40, almeno 8, 7-8 le voglio fatte. Ok? Ok. Andiamo, Danny, forza. Concentrato, perché si chiama top set? Per essere quello in cui dai tutto. Questo è quello che fa la differenza. 3, 2, 1, up! Ok, forza. Forza lo stretch, Bravo, 2, forza. 3, contrazione piena, non scappare. Sì, forza, ancora 2.
Sì? Braccia tese, su, rimani un secondo, via Luca. Quelle che arrivano, via. Uno. No. Due. No. Dai. Tre. Forza Danny. Sei sul palco. Stiamo combattendo per le prime posizioni. Su. Braccia tese, fermo, fermo, rimani qui, rimani qui, rimani qui, rimani qui. Sono lento purtroppo. Via, andiamo. Uno. Due. Completa, completa. Tre. Quattro. Fermati qua. Adesso scendi. A rimbalzo, via poche. Via. Due. Tre. Ok. Adesso, se fossi un provero, mi canti la tua canzone preferita. Questo è un problema, perché non so qual è la mia canzone preferita, se non la canterai. Non so decidere. Bel lavoro. Vai in piedi, acqua e vediamo la forma. Facciamo un check della forma, visto che adesso... Sotto c'è un altro strato. Visto che adesso dovrebbe essere nel pieno del pump rispetto a... Sono stato una spalla. Infatti, bello full. Ciccione, però. Allora, prima roba, fai una mos muscolar. Okay. Allora, quando fai questa, visto che tu hai una vita molto stretta e sei bello ampio sopra, quando ti posizioni, sì, non implodere. Ok. Stai alto, okay, vai. Fermo qua. Porta la respirazione sul torace. Contrae solo l'addome. Shh. Basta, fermo qua. È un'altra roba. Cioè, ci ho fatto più in fuori. È un'altra pienezza. Sì, sì. Quindi rifalla da giù, riprendila. Carica. Carico, prendi, sì, spazio, vai. Stai alto. Respirazione ancora più alta. Fermo qua. E svuota l'addome. Doppio frontale. Sempre respirazione alta. Ok. Ruota qua, incuspidisci i bicipiti. Non c'è problema, che io riesco a ruotare poco le mani. Fai fatica per questo? Sì, infatti, ogni volta che facevo il rematore non l'ho mai potuto fare sotto perché non riesco a ruotare più così. Ok. Ho fatto male io, non lo so. L'unico problema è che se tu tieni il polso così... Guarda, sì, è il picco che si vede, esatto, di meno. Da quanto cosa succede? Infatti Andre con Mammoli con questo mi ha bacchettato. Tu hai qua bene. O qua? Eh sì. Ok. È diverso. Ti cambia quello. Fai un side chest. No, vedi quello spazio qua. Se tu dai quello spazio qua, sì, perdi pienezza. Porta il braccio, okay, in posta, leggermente più avanti. Ok, adesso respira alto. E stai qua. Vedi come sei più compatto. Sì. Se poi vuoi prendere più spazio, piuttosto ruoti, okay, ma non portare troppo indietro il, okay, braccio. Se no va troppo indietro... Se no si crea spazio qui, sì, e tu perdi di pienezza. Quindi da qua, sì, è proprio questa. Ok. Provala. Questo spazio qua non ci deve essere. Tieno più avanti il braccio. Più avanti, così? No, no, attaccato qui, okay, ma più avanti qua. Ok. Ok, adesso respira alto e al massimo ruota leggermente così, okay, basta. Sei grosso dal vivo, Danny, eh? Non, grazie, pensavo così grosso dal vivo. Complimento da Andre, ma... Pensavo... I video ingannano sempre, poi alcune foto sono... in gara io ero 77. Lascia stare, adesso non sei così ciccio come tu dici, sei bello pieno, è un'off-season giusta. Non pensavo così voluminoso. Grazie. Non è tanto l'impatto. È un onore per me. La caratteristica che dovete vedere quando vedete un atleta in off season sono gli spessori. Vuol dire questo spessore, questo comparto. Uno può essere molto clavicolare, però poi lo giri di profilo e sembra una moneta da un euro. Lui invece ha dei begli spessori. Sono quelli che ti portano avanti. Grazie mille. Fammi un doppio di schiena. Grosso. Bello. No, no, buono, buono, buono.
è sempre il crampi a schi. Buona, buona. Pensavo fosse più piccolo, più ridimensionato. Va bene. Se sei più piccolo in video che dal vivo è sempre meglio. Sì, sì. Sempre quando ti vedono dal vivo. La cosa che mi fa piacere è che ogni volta che viene qualcuno dice che sembra più, più massiccio, un po', occupa un po' più spazio. Dicono anche a me sempre la stessa roba. E questo, ok, magari sulla foto vorresti essere più impressivo, però sì, è meglio esserlo in foto o solo dal vivo? No, sicuramente dal vivo. L'ultimo, fammi un tricipite di lato. Ruota solo un po' di più e la tua spalla sinistra, spinge in avanti. La sinistra. A sinistra? In modo tale che fai vedere questo. No, no, questo è un ottimo off-season. Grazie. Poi come grasso pensavamo di avere abbiamo ancora leggermente margine, poi che lo faremo un mini cut tra un mesetto e mezzo, poi continuando con la massa. Non ho ancora detto quando gareggerò di nuovo, però volevo fare un off-season bello lungo, intervallato da mini cut per tornare poi sul tu palco. Con dicevi una roba giusta, il fatto che tu sia meno qualitativo sulle gambe è normale, cioè un soggetto natural sarà 99% delle volte sempre più qualitativo sopra che sotto. È normale che le gambe non abbiano la stessa pelle e le stesse separazioni che hai sopra. Okay. Poi in gara è stato stranissimo perché io tipo all'inizio, la prima gara, io le gambe non ce l'ho mai avute separate in vita mia, mai. Infatti abbiamo fatto la prima gara che erano già abbastanza separate ma non c'erano bene né niente, infatti ci arriverò quasi alla seconda, invece le ultime due settimane sono proprio tirate. Sai perché? Infatti ti giuro che la prima volta che ho visto le strisce e le vene, quasi mi sono a piangere perché... Ho sempre avuto le gambe tanto che ci tengo tanto ancora, tanto grasso. La maggior parte delle volte la migliore condizione non viene la prima gara ma la seconda, cioè. Perché parti già da una condizione di definizione. Cioè, sì. Quando invece parti da zero a definirti la prima volta c'è sempre il tocco da fare. Bravo. Grazie mille. Pensavo. Grazie mille. Ancora due? Ok. Allora... Abbiamo già sfruttato la serie in cui ha provato la macchina come prima serie effettiva con 40 kg. Secondo me 45 ci stanno. Dobbiamo ancora abbassare leggermente il sellino. Perché? Perché voglio accentuare, come nel caso della Smith Machine, lo stretch. In questo caso non riuscivo a stretchare tanto perché doveva tenere obbligatoriamente i gomiti chiusi per via dell'altezza del sellino. Quindi accentuiamo il sellino ancora più basso. Ok? In questo modo riuscirà a accentuare la massima apertura. Il carico era un 5 buono, 5 più ci stanno. Sì, 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 sempre. Ok. Qua adesso filmeremo sia la prossima serie sia l'ultima, perché la prossima sarà ancora normale sulle 10 ripetizioni. Sì. L'ultima la faremo con una tecnica di intensità. Ok. Ok? Quindi rimani concentrato adesso su questa, non pensare all'ultima, te lo dirò dopo. Fino adesso, Danny, che sensazioni hai? Allora, mi sento, dopo i primi due esercizi, mi sento molto pieno. Poi, ovviamente, io amo allenarmi a cedimento, tutti allenati completamente a cedimento. Mi piace. Solitamente quanti esercizi fai? Io mi alleno in multifrequenza, di solito faccio 3 esercizi. Ok. 3 esercizi. Anche oggi perché magari... di solito faccio petto accompagnato da qualcos'altro. Oggi magari facendo solo petto... Sì, ne facciamo di più. E aumentando il volume di lavoro... Consiglio mio poi ai tuo trainer, vedrai tu, non rianare il petto troppo presto, cioè lascialo recuperare un attimo. Poi essere una persona che piace ascoltare il corpo, poi ci sono teorie prima, dopo, io quando mi sento pronto faccio. Guarda, nel tuo percorso, se ti confronterai con degli atleti, e a me piace farlo perché sono mega curioso, troverai mille teorie. Sì. Bumstead fa 2 giorni di allenamento, 1 di recupero, dove fa... Un giorno focus sui quadricipiti, richiamo dei femorali, un giorno focus sulla schiena, richiamo di bicipiti. Gestisce l'allenamento in maniera molto particolare. Se parli con Flex Lewis, monofrequenza settimanale, ammazza un gruppo muscolare alla volta, 18-24 serie allo sfinimento, una settimana fa recuperare. Logicamente ognuno è diverso, su chiunque funziona qualcosa è diverso. Poi ci sono delle cose che sono quasi tassative, funzionano sempre, però... Quello che ho sempre detto, anche perché adesso c'è questa
trend di rompere le palle, no? A chiunque si allena perché non sa allenarsi, perché questo dice questo, questo dice quell'altro. Secondo me ognuno funziona in modo diverso, fisico di tutti è diverso ed è per questo bello, perché siamo tutti diversi, ognuno si allena in modo diverso. Ma il problema di chi critica come si allena qualcun altro non è la critica. Se tu mi poni una critica e poi mi dai una soluzione, abbiamo qualcosa di cui parlare. Ma se tu critichi soltanto e non mi dai mai una soluzione, che cazzo servi? Cioè, Danny, non va bene che ti alleni così. E tu dici, ok, come mi devo allenare? E non te lo dico. Mike, non va bene che ti alleni così. Ok, abbiamo capito cosa non va bene. Qui ricadiamo di nuovo nel discorso social, che ci dà, esatto, un libro, scriverci un libro che... Abbiamo capito cosa non si deve fare per te, sì, ma stiamo aspettando di sapere secondo te cosa dobbiamo fare allora. E una soluzione non c'è mai. Anche perché ognuno è diverso, quello che funziona per uno non funziona Nathan per l'altro. Nathan De Asha mi fa, io non ho uno schema di allenamento. Mi sento che per 3 giorni sono forte, poi devo recuperare uno, faccio 3 giorni e uno recupero. Sì. Mi sento che per 6 giorni di fila vado, per 6 giorni di fila mi alleno, poi recupero 3 giorni. Sì. Ovvio che un neofita non puoi farlo gestire in questo modo, perché ci vuole una consapevolezza di se stessi molto alta, di tanti anni. Però quello che io vorrei da tutti quelli che criticano è la critica fine a se stessa, non serve a nulla. Dammi una soluzione, poi ragioniamo su quella. Sì, sì, sì. Poi c'è anche come ci si pone, ci si pone. Poi, se tu mi critichi in modo positivo, cioè comunque fai una critica costruttiva, è un conto. Se vai a solo per stuzzicare, è un altro. Guarda, visto che in tutti i video siamo mega trasparenti, sì, e fortunatamente non abbiamo la possibilità di raccontare anche delle cose che sono successe veramente. Io ti mandai un vocale tempo fa, sì, non direttamente a te, quello a Filippo, sì, a Filippo, in cui ti diedi un mio consiglio personale su delle critiche che stavi ricevendo, che io ho seguito. Ok, succederanno sempre, sì, tu avrai sempre delle critiche, perché più avrai visibilità, più ti metterai in gioco, più sarà gente che ti apprezzerà, sì, e fortunatamente il rapporto 1000 a 1, ma avrai sempre anche più gente, sì, che dirà no, sì, ma perché? Avrai della gente tra questi che farà critiche costruttive che ti aiuteranno, sì, e tra questi gente che farà critiche fine a se stesse, perché se no non esisterebbero. Perché senza di quelle non avrebbero un personaggio. E avere un personaggio che si basa solo su delle critiche lo vedo abbastanza inutile. Preferirei non averlo. Ok? Rimaniamo concentrati su questo però, sì, perché i muscoli non crescono a parole. Accentami questo, Danny, bravo. Una, forza. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. La faccia è cambiata. Questo che mi piace, no. Questo che è cambiato. 9. Ancora 2. Forza. Non velocizzare, non velocizzare. Ci sono io. Non velocizzare. Soffrile. Dai, Danny. Bravo. Bel lavoro. Bello. Adesso di svelare la tecnica di intensità. Facciamo pausa prima. Questa è l'ultima serie. Non posso chiamarlo top 7 perché anche gli altri abbiamo fatto accedimento. Quindi diciamo che, essendo l'ultima, la faremo sulle modalità diverse. A Danny l'ho già spiegato. Saranno 5 ripetizioni con un picco di contrazione di 2 secondi, con altre 5 ripetizioni a ritmo normale, eventualmente anche aiutate. Ok? Quello di cui parlavamo prima è che il picco di contrazione, un esercizio, è quello che poi voi dovete riprodurre quando fate posing. Molte persone quando fanno posing, una volta assunta la postura della posa, non contraggono. Quindi io mi fermo qua. No, quando io metto in posa e devo mostrare tutto il mio pacchetto muscolare, io devo strizzare tutto quello che ho fino alla morte. Una mos muscolare che potrebbe essere una simulazione di una contrazione pettorale, ok? Non con la distensione delle braccia, ma qua. Da dov'è che parte? Dalla separazione delle gambe, perché la prima cosa che io faccio è separo le gambe e poi vado sopra. Sì, sì. Tra l'altro, uno che non è proprio pratico nel mondo delle gare non lo sa. Io tipo prima di iniziare a fare posing sapevo niente, pensavi che fosse una cazzata. Qualsiasi muscolo da
cima da cima da cima a fondo da piedi a testa. E infatti come fai tu a separare le gambe? Un trucco, questa è una tip che mi insegnò una persona a me molto cara. La prima cosa per imparare a separare le gambe è l'antiversione di bacino, quindi buttare indietro il bacino automaticamente vi dà già un input. Ma la seconda cosa che spiegò Johnny Jackson, che forse molti di voi non conosceranno, ma uno dei bodybuilder più forti della storia, è quella di far finta di aggrappare il pavimento con le dita dei piedi. Quindi fare questo movimento abbinato all'antiversione di bacino, vedrete che automaticamente la separazione delle gambe verrà più facile. Quindi voi fate conto che questa posa, dove uno si concentra solo su questo aspetto, parte dai piedi. Quando voi fate il picco di contrazione, dovete pensare di essere sul palco fra una mos muscular e non dovete mollare un secondo. Anzi, arrivato a questo punto, non mi appoggio sui gomiti e mi rilasso. Lì devo pensare di autodistruggermi. Sono io che mi impongo di tirar fuori tutte le fibre che posso. Quindi Danny, forza. Partiamo che rotta la salvietta, non voglio... Pubblicità Energy. Sempre occhio. Sì. 3, 2, 1, questa è la parte con me. Vai, via, andiamo. Vai, contrai. 1001, 1002. Una. 1001, 1002. Bravo, sul mento. 1001, 1002. Fate 3. 1001, 1002. Fate 4. 1001, 1002. Fate 5. Via normali. Contrai. 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 E allora altri 5 se non siamo a cedimento. Alza il mento. Sfidami, porca puttana. Oh, che siamo arrivati adesso. Sì che c'è quella sensazione che sai che il muscolo sta funzionando. Come? Bravo, Ciccio. Bravo, Ciccio. Sta scoppiando. E il pump è rimasto. Quando al terzo esercizio su 4 il pump rimane, vuol dire che i tempi di recupero, carichi e idratazione sono bilanciati giusti. Se no già ora sentirebbe. Oggi idratazione gestita da Andrea Presti. Porco cane, sto ragazzo non beve niente. 95 kg di cosa? Di amore. Qua. Allora, la chiusura non qua, leggermente più avanti. Chiudimi la mano. Okay. Vai. Ok. Sempre 10. Sì, contrazione ottima. Forza. Ho appena detto a Danny che se non alza il mento, gli do una ginocchiata stile Muay Thai. Dai. E Danny. E basta. Tanto me l'ho dimenticato di contarle. Adesso l'energia sta cominciando a scendere, ma è il quarto esercizio, mancano due serie ed è anche quasi ora di fare la pappa, quindi ci sta. Scaliamo una piastra. Quello che voglio da te la prossima serie è che non fletti così tanto i gomiti. Tengo più uno, ok. Perché sennò diventa una distensione. Ok. Lasciali più aperti, ok? Pensa proprio che qua deve divelterti il pettorale. Sì. Ti becchi anche la litata in faccia, non me ne frega niente. Forza! Dai, dai, porca puttana. Alta 3. Sì, 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 sì. Arrivo io adesso. Bello. Ok. Io quindi calerei una piastra. Ok. Abbiamo l'ultima serie del workout e ripetiamo, visto che lui riesce a interpretare molto bene il picco di contrazione senza perdere tensione, quello che abbiamo fatto nell'altro esercizio, quindi 5 ripetizioni, picco di 2 secondi, tutte quelle che arrivano. E non ci diamo un numero, è l'ultima serie, è la serie che fa la differenza. Sono il testa a testa di un maratoneta negli ultimi 100 metri. Tra l'altro, a parte a livello ipertrofico, perché poi arriva sempre quello di ma non è l'ultima serie che fa la differenza, però è più a livello mentale.
È quello. Allora, l'ultimo assieme non fa la differenza, verissimo. A condizione che l'allenamento non sia stato ad alto livello. Se un allenamento è stato ad alto livello, il fatto che l'ultima serie mentalmente tu la approcci come quella che fa la differenza ti dà quel mood dove tu dici esco dalla palestra soddisfatto perché ho fatto un grande allenamento e in più l'ultima serie ho spaccato. Chiaro che l'ultima serie non serve a nulla se durante l'allenamento è cazzeggiato. È come un maratoneta. Io faccio 41 km e mezzo sempre al top. Gli ultimi 500 metri, se li faccio sprintando, fino alla maratona che dirò, sono il numero uno. Ti dà anche fastidio se li fai male. Se ho fatto una maratona camminando gli ultimi 500 metri corro, ovvio che non serve a nulla. Certo. Poi ragazzi, anche l'aspetto mentale è importante. Cioè, troviamo anche un po' di stimolo. Se stiamo solo con la squadra, il goniometro, a pensare, l'angolo di lavoro della contrazione del carico interno diventa lo sport più noioso dell'universo, questo qua. Forza. Piccoli 5 contrazione. Con piccoli contrazioni. Okay. 3, 2, 1, via. 1001, 1002. 1001, 1002. 1001, 1002. Forza! 1001, 1002, la fai con me l'ultima. Andiamo. Forza. Oh, sì, sì. 1001, 1002, via quelle che arrivano. Andiamo. Ora. Poggia la testa. Poggia la testa. Spingi con la testa. Non pensare alla postura, pensare solo a spingere. Forza. Appoggiati, appoggiati, appoggiati. Sì. 3. 1. 2. È l'ultima. Bravo. Bravo. Grazie mille. Ragazzi, noi mangiamo un boccone. Questo video finisce qui. Ci vediamo dopo la pappa nel prossimo video con una chiacchierata secondo me molto interessante. Ovviamente lasciate un like per Andre, che mi ha distrutto. Ciao ragazzi.